La cosa più odiosa per me che faccio questo mestiere, correggo in media 5 chat al giorno, è vedere muri di testo da parte dello studente, roba lunga e marcia. La ragazza manda un monosillabo e lo studente manda un papiro lungo come la Salerno-Reggio Calabria. O peggio ancora, lei monosillabo e lui manda 2, 3, 4, 5, 6 messaggi di fila. Cosa stai comunicando con questo modo di fare? Che tu hai bisogno di questa conversazione, che un tuo messaggio vale meno del suo, che questa situazione l'aspettavi da tanto, che sei in apprensione, che non ci sai fare. Dà fastidio a me che sono un maschio. Immaginati ad una ragazza, ti cestina all'istante. Siamo d'accordo? Perché se non riesci a capire neanche sta cosa e non siamo d'accordo, cioè, spegni. Serve un equilibrio in una conoscenza. Non puoi fare 90 e lei fa 10. Lei finirà per perdere il suo interesse o spesso e volentieri a non farlo nascere. Il rapporto, amico mio, deve essere 50 tu e 50 la ragazza, o appunto 60 o 70 la ragazza. Sarebbe il top ed è quello a cui puntiamo con tutti i nostri studenti, ovvero a ribaltare i ruoli ed essere inseguiti. Tu devi scappare, lei deve inseguirti. È chiaro? Come fare per far parlare tanto una ragazza? Questo video va benissimo sia per la parte dal vivo che per la parte in chat. Per far parlare tanto una ragazza devi saper fare le domande giuste. Inserendo in un discorso domande stilisticamente perfette portano e incentivi la ragazza a dover dire la sua ed iniziare ad investire quindi in un determinato argomento. In genere le ragazze parlano poco con l'uomo medio, poiché l'uomo medio non vede i nostri video e se li vede insulta. In minima parte ci sono quelli che ci ascoltano e guarda caso ottengono risultati. Chiaro, magari non tutti, serve qualcosa in più, quindi un corso, una coaching. L'uomo medio crede che una roba vale l'altra. È stupido. Che non serve inserire un lessico appropriato che incentiva quindi la ragazza a parlare. Facciamo un po' di esempi, ok? Stai parlando con una ragazza che ti hanno appena presentato, quindi sei dal vivo, non in chat. Lei, sì, sai, sto imparando il russo perché vorrei fare l'interprete. Quali sono le domande giuste per farla parlare? Non sono. Ah, che bello, ti piace? Lei ti dice sì, ciao. Oppure, ah, figo. È difficile però, no? Lei ti dice, sì, beh, un po'. Non arrivi da nessuna parte. Queste sono domande sterili che non scavano in profondità e non incentivano la ragazza ad impegnarsi e rispondere adeguatamente. Quindi parlare come un fiume in piena. La ragazza inizia a parlare tanto quando componi bene la domanda che le fai. Quindi alla sua roba interprete rispondi una roba tipo: ecco, ora hai la mia attenzione. È una cosa molto particolare. Da questa frase deduco che non ti piacciono le cose facili. Da cosa deriva però la scelta della lingua russa? Ora sono curioso. È diverso, no? Scomponiamo la frase. Ecco, ora hai la mia attenzione. Do valore e le faccio capire che la cosa mi intriga. Poi, una cosa molto particolare. Aggiungo dettagli e colore alla frase precedente e chiudo il cerchio. Poi, deduco che non ti piacciono le cose facili. Altro punto importantissimo. Più dettagli inserisci in una risposta, più possibilità hai che la ragazza, andando a rispondere alla tua risposta e a ciò che dici, inizi a parlare come una pazza, perché può agganciarsi ad una cosa piuttosto che ad un'altra. E poi la frase principale. Da cosa deriva la scelta della lingua russa? Sono curioso. Sentite come ho assemblato la domanda? A me viene naturale ormai. Dirla in questa maniera fa sforzare la ragazza nel fornirti dettagli. Il sono curioso finale è una cosa che faccio sempre e faccio mettere spesso. Motiva il fatto di questa domanda e anche lì porta la ragazza ad essere il più possibile espansiva per soddisfarti. Anche perché si parla di un qualcosa che piace a lei, ricordiamolo, eh. Lo fa perché si parla di lei. E ricordate sempre che tutti gli esseri umani amano parlare di loro stessi. Non di tutte le tematiche, chiaro, ma di ciò che le appassiona, le fa ardere. Sì, se voi mi chiedeste, Steve, vedo che il lavoro del coach è molto stancante. Si lavora anche 17 ore al giorno. Cosa ti fa andare avanti? Cosa ti piace di più? Sono molto curioso. Io, anche se non sono una bella figa con due belle pere, inizio a parlare fino a domani. Non parlerei se mi dicessi, cosa ti piace di fare il coach? È un qualcosa di meno emozionale, molto più generico e superficiale. Quindi a domanda banale, corta e poco emozionale, risposta su questa linea. Facciamo un altro esempio sulla parte in chat però, così abbiamo uno e uno. Lei, ma io mi sono laureata in architettura. Ho fatto però svariati lavori, ora lavoro in un bar. Non scriviamo. Ah, beh, dai, ci sta. Oppure, bella architettura, cosa di preciso? Ragazzi, voi questa roba continuate a metterla perché uno non ci pensa, perché non ha voglia di investire un centesimo, perché non capisce magari. Ma questa roba è stronzo di cane. Questa roba è stabbio. Può attirare solo galline con lo stesso QI di una goleadora alla liquirizia. Lo capite o no? Quindi voi quella roba non la scrivete. Voi scrivete un messaggio che la fa investire come una pazza.
massa. Quindi una domanda più precisa ed emozionale, tipo: non so perché, ma non sento entusiasmo in questa risposta. Immagino che non sia quello che vuoi fare. Aspetto risposta e conferme. Lei dirà una roba tipo: beh, laureandomi in architettura non è esattamente quello che voglio fare. Prevedibile. E allora là tu affondi con una roba tipo: per certi versi ti posso capire. Prima di fare ciò che amo, ho ingoiato rospi giganteschi per anni, quindi ti capisco. Ora però sono curioso. Cosa ti piacerebbe fare con la tua sudata laurea? Che ambito in particolare dell'architettura? Scomponiamo. Per certi versi ti posso capire. Creo comunanza e vicinanza circa il suo stato d'animo. Prima di fare ciò che amo, ho ingoiato rospi giganteschi. Specifico brevemente il motivo della frase precedente. Poi con l'ultima crea una frase tecnicamente perfetta che stimola la ragazza ad investire e successivamente interessarsi a sua volta a te. Fine. Minchia, poi c'è gente che mi dice: eh no, ma la coaching 599 argento costa troppo, i corsi costano troppo. Minchia, ma diventano dei draghi questi qua.